In apertura di questa nuova edizione, la firma nel tardo pomeriggio dell'accordo con Calcedonia, sindacati e il curatore fallimentare. Parliamo della riapertura, ormai stabilita per la prossima settimana, dei negozi di intimo ad Arezzo. Ricordiamo, erano chiusi dallo scorso maggio. Cambiamo adesso notizia per parlare di Mala Movida e anche in riferimento all'episodio di cronaca avvenuto ad Arezzo, mentre si tenta di fare chiarezza su due vicende legate ad alcol e malamovida. I carabinieri hanno eseguito controlli e denunciato alcune persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. E intanto, proprio in merito all'episodio del minorenne trovato in coma etilico, vanno avanti le indagini per risalire a chi ha venduto alcol, appunto, al minorenne. Ed infine parliamo di stagioni teatrali e lo facciamo andando a Castiglion Fiorentino da Edoardo Bennato, che aprirà la stagione fino a Mariano Rigillo. È ricca di big la proposta targata Kilowatt del Teatro Spina di Castiglion Fiorentino. E a proposito di big, ce ne sono tanti anche per quanto riguarda la stagione del Teatro Petrarca, Elena Sofia Ricci ad esempio, e poi per quanto riguarda la parte musicale Orozco e Strada, che sarà protagonista. Questa è la nostra ultima notizia e per continuare a rimanere informati seguite Teletruria.